Stasera l'amministrazione comunale di Voghera ha deciso di intestare, di intitolare lo stadio comunale di Voghera a questo grande campione. E allora io a questo punto vorrei sul ring il sindaco di Voghera, signor Aurelio Toriani, e la signora Silvia Parisi per la cerimonia di intitolazione dello stadio comunale di Voghera a Giovanni Parisi. Buonasera a tutti. Intanto volevo consegnare questa targa a ricordo di questa serata a Silvia Parisi per l'impegno che ha messo nell'organizzazione e anche a ricordo della serata. Adesso vi leggerò la motivazione dell'intitolazione dello stadio comunale. A nome mio personale, dell'amministrazione comunale, della città di Voghera, capitale dell'Oltrepò Pavese, territorio internazionale del vino, ho l'onore di intitolare il nostro stadio comunale alla memoria di Giovanni Parisi. Uomo immensamente semplice, atleta semplicemente immenso, leggenda del pugilato mondiale, grande campione olimpico, affinché il prestigio che con le sue imprese ha conferito alla nostra città e l'affetto che ci ha dimostrato rimangano per sempre nel cuore e nella memoria di tutti i vogheresi. Grazie. Bene, io credo che ci sia Sky che ha giustamente un'intervista a Silvia Parisi. Grazie a Silvia Parisi. Soltanto una piccola cosa
L'eredità di Giovanni, qual è il messaggio che ti senti di poter trasmettere a tutti, agli amici della box e non solo? Guarda, sono tantissime cose. Forse che quando ci sia un grande sogno è giusto inseguirlo. Qualsiasi sia, con grande passione e grande determinazione. Grazie. Mario. E allora, adesso, mentre il sindaco Aurelio Toriani e Silvia Parisi ci lasciano, un altro brano che in una serata resa di emozioni scuoterà i nostri cuori sicuramente, un brano che ci permetterà di ricordare uno nell'intimità delle proprie emozioni, la grande persona che è stata Giovanni Parisi, eseguito dal coro lirico Città di Rimini, accompagnato dall'Orchestra Nazionale Ungherese, diretta dal maestro Nir Cabaletti, dal Nabucco di Giuseppe Verdi. Signore e signori, va pensiero!